Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Dunque, domani torna il campionato di Serie D e per la Lucchese c'è la gara interna contro l'Atletico Montichiari. Vediamo la presentazione del match nel servizio che abbiamo preparato. E allora, che campionato risia? Dopo due settimane di sosta torna infatti la Serie D e per la Lucchese l'inseguimento alla capolista correggese. È stata una settimana altopascese per i rossoneri da lunedì scorso, quando però, come vediamo, c'era un bel sole, agli ultimi giorni caratterizzati invece dalla pioggia che ha reso l'acquedotto quasi un acquitrinio, e scusate il gioco di parole, ma è la semplice realtà. Ma qui si dovrebbe tornare alla disponibilità degli impianti sportivi a Lucca, eccetera eccetera. Vogliamo e dobbiamo invece parlare della gara interna contro l'Atletico Montichiari, formazione bresciana che arriva confortata da una classifica non trascendentale, ma così pare da una rinnovata compattezza e da qualche rinforzo di mercato. Insomma, non sarà facile, ma questo nessuno l'ha mai detto, né tantomeno pensato. E poi ci sarà il campo, presumibilmente pesante, molto allentato, e che alla fine dovrebbe determinare le scelte di Guido Pagliuca e magari il lancio fin dal primo minuto di Fabio De Luca, l'unico centravanti di ruolo in organico. La scelta di De Luca con quella combinata del 95, Jacopo Russo a fisico da corazziere, per la prima Lucchese da battaglia del 2014, che possiamo ipotizzare così: Casapieri in porta, Petrini e Specie, Calistri e Terlino in difesa, Nolè, Aliboni e Russo a centrocampo, Chianese alle spalle di De Luca centravanti e Caboni che agirà da seconda punta. Rischia così di star fuori Nazareno Tarantino, proprio quel Tarantino che fu il protagonista assoluto del rocambolesco 3-3 maturato il primo settembre scorso nel match di andata. In una bella e ventosa giornata di sole successe davvero di tutto. La Lucchese andò sotto nel primo tempo, ma seppe riportare in parità in avvio di ripresa con uno shoot al volo di Tarantino appena entrato in campo. Poi i bresciani, complici anche qualche disattenzione difensiva dei rossoneri, si portarono addirittura sul 3-1. Sembrava finita, notte fonda, ma ancora il Nazza seppe tirar fuori dal cilindro della sua indiscutibile classe un paio di gemme che gelarono il pubblico del Romeo Menti e regalarono alla Lucchese un punto comunque prezioso e insperato. Passiamo al Viareggio, il Viareggio gioca in casa, domani Alpini contro il Forte Catanzaro, la formazione bianconera è piuttosto rabberciata per assenze tra infortuni e squalifiche. Il servizio di presentazione è stato curato da Roy Lepore. Per l'allenatore del Viareggio Cristiano Lucarelli il 2014 non è iniziato certo nel migliore dei modi. Per alcuni imprevisti che hanno condizionato la preparazione della partita importante in programma alle 14.30 contro il Catanzaro, terza forza del campionato. Infatti alla squalifica di La Morte vanno aggiunti gli infortuni di Celliento e Peverelli, le condizioni non al top di Gemignani per una botta alla coscia e poi Romeo, Galassi e Rosafio, che sono stati coinvolti la notte di Capodanno in un incidente stradale. Formazione inedita soprattutto in difesa, dove il portiere Gazzoli dovrà fare un po' da chioccia agli altri compagni di reparto che sono Marongiu, Falasco, Conson e Ferrari. A centrocampo Pizza, che avrà in mano il pallino del gioco, dovrà gestire il reparto insieme a Galassi e Girevini, con Della Latta pronto all'uso in caso di campo allentato. In attacco Rosafio a destra, Romeo al centro della prima linea con Vannucchi a sinistra. All'andata, prima partita della stagione, finì 1-1 con il rigore trasformato da Benedetti, che fu fatto ripetere due volte, ma che ha visto l'attaccante bianconero andare in gol, come ha fatto giovedì pomeriggio nell'amichevole vinta dalle Zebre con il Camaiore 3-0, con le altre reti di Vannucchi, match winner nel derby vittorioso di Pisa, e quindi un giocatore questo ritrovato, sicuramente Igli Vannucchi, che può far compiere il salto di qualità a questo Viareggio. Sempre in tema di Viareggio, la Berretti è stata battuta oggi a Bellaria per 3-2. Le due reti bianconere portano la firma di Pellegrini e Ricci, da sottolineare che le Zebrette hanno giocato nell'11 di partenza con ben 8 ragazzi della categoria allievi. Ed è ripreso dopo la sosta natalizia anche il campionato di terza categoria. Vediamo i risultati e le relative classifiche iniziando dal girone A.
Bozzano, Montagna, Seravezzina 0-1, Corsanico, San Macario 4-3, Don Bosco, Mazzola, Piano di Conca 2-3, Ninfea, Torrelaghese, Piano del Quercione 1-1, Piano di Mommio, Lido di Camaiore 1-2, Retignano, Unione Chiesa, Massaciuccoli rinviata per campo impraticabile, Sporting, Forte dei Marmi, Versilia 0-3, Vado, Atletico, Forte dei Marmi 0-4. La classifica a 90 minuti dalla fine del girone d'andata ci dice che il Versilia con 37 punti è matematicamente campione d'inverno. Seguono Piano di Mommio 33, Unione Chiesa Massaciuccoli 31, Corsanico 24, Atletico Forte dei Marmi 20 per le prime posizioni. Unione Chiesa Massaciuccoli e Retignano hanno una partita in meno. Girone B. Anche qui la 14ª giornata di andata. Atletico Lucca Piazza al Serchio 2-1, Lucca 7 Valle di Ottavo 1-0, Molazzana Gallicano e Pontecosi Ponte Amoriano rinviate sempre per impraticabilità del campo. San Lorenzo Sant'Anna 1-0, San Vito Capannori 5-0, Segromigno Atletico Gragnano 3-1, Sillicagnana Virtus Robur 7-0. Sillicagnana 35 punti campione d'inverno, Atletico Lucca 28, Gallicano 26, Pontecosi e Piazza al Serchio 25, Segromigno 23 per le prime posizioni. Gallicano, Pontecosi, Molazzana e Ponte Amoriano hanno una partita in meno. Il ciclismo, Francesco Chicchi è partito questo pomeriggio per il Venezuela in vista dell'ormai imminente debutto stagionale. Da giovedì prossimo 9 gennaio il velocista di Nocchi di Camaiore sarà infatti di scena alla Vuelta a Taquera. Si tratterà di un primo approccio al 2014 con la maglia della Yellow Fluo, così si chiama la squadra diretta da Luca Scintro e Angelo Citracca. Chicchi 4 vittorie nel 2013, è uno dei pochi confermati della squadra e spera di poter ripagare appieno la fiducia che gli è stata concessa. Siamo ai motori, una vera rivoluzione per la 33ª edizione del Rally del Carnevale, una delle corse di apertura del 2014 motoristico. La gara organizzata dalla Scuderia Balestrero di Lucca, oltre a passare alla categoria Rally Day, avrà infatti come base, dopo anni di permanenza in Versilia, Capannori e la Piana di Lucca ed utilizzerà tratti di strada passati negli annuari di storia dei rally anni 80 del rally dello Zoccolo Coppa Città di Lucca. Ricordiamo che la corsa si disputerà il 15 e 16 febbraio, sabato 15 ricognizioni, verifiche tecniche sportive e domenica 16 la gara vera e propria, partenza alle 9:31, arriva alle 17 in piazza Aldo Moro a Capannori. Avremo modo di tornare con altri dettagli su questa che sicuramente è una notizia importante. Dopo i successi di organizzazione di pubblico delle edizioni precedenti, si è svolto oggi al Palasport di Lucca il 5° trofeo di ginnastica ritmica Irene Bacci. Dirigente e tecnico prematuramente scomparsa, la gara di livello nazionale ha visto impegnate 97 ginnaste provenienti da società sportive anche di Serie A della Toscana, ma anche dei Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Marche. Vediamo uno squarcio anche del palazzetto dello sport. Al trofeo ha partecipato anche una rappresentativa bielorussa nell'ambito di un progetto di cooperazione umanitaria e sportiva. Avremo modo anche in questo caso di tornare con tutti i risultati su questa 5ª edizione del trofeo di ginnastica ritmica Irene Bacci. Chiudiamo con una notizia di basket, anche il gruppo Under 12 del centro mini basket Libertas Lucca fa una buona figura al torneo presepe della Marineria di Cesenatico, centrando il 5° posto finale, nonostante molti ragazzi fossero alla loro prima esperienza. Agli ordini di Marco Garzella e del vice Matteo Geminiani hanno partecipato, li ricordiamo i nomi di questi ragazzi che vedete nella foto: Alessio Allegrini, Stefano Paesano, Carlo Balducci, Daniele Dalpino, Andrea Catasta, la vediamo anche a tutto schermo la foto, Renato Gnec, Matteo D'Alessandro, Giovanni Padre D, Alex Sceta, Lorenzo Coppola e Francesco Velani. Bravi a questi bimbi che si stanno cimentando con le prime esperienze nel basket. Ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito fin qui. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva. A tutti voi la più cordiale buonasera.